po' più colpevolmente rispetto a Sembrant. Saluto subito l'ospite che però è in collegamento, di cui mi scuso per l'attesa, Fuori Rosa TV, youtuber, ciao! Ciao, ciao, grazie per l'invito. Siamo nell'intervallo di Empoli-Juventus Women 1-1. Io ti chiedo, visto che tanti messaggi sono arrivati anche in questo senso, al 340-54-25-324, la tua idea su questo progetto intrapreso dalla Juventus ormai 3 stagioni fa. Magari siamo un po' ripetitivi, però oggettivamente si tratta di una svolta. Se oggi si gioca al Castellani è anche un pelino merito della Juventus, che ci ha messo faccia, che ci ha messo anche il marchio, no? Per quanto riguarda l'ampliamento di questo nuovo progetto. E soprattutto ci ha messo visibilità. La Juve è stata una delle prime squadre a credere nel progetto calcio femminile, e con me si sfonda una porta aperta, perché seguo le Juventus Women dal momento della loro formazione, quindi stiamo parlando di, come hai detto tu, giugno di 3 anni fa, e se, c'è molto da dire. Grazie alla Juve il calcio femminile sicuramente ha più visibilità, ha creato una crescita impressionante. E io, chi segue la Juventus Women da quando è nata e magari seguiva prima il calcio femminile, questa cosa la può constatare praticamente giorno per giorno. Oggi giustamente detto che si sta giocando al Castellani di Empoli, però io ricordo che la settimana scorsa si è giocata nell'Eurocco di Trieste, hanno già giocato allo Stadium, al Manuzzi di Cesena, al Manuzzi, al Tardini, la finale di Coppa Italia, al Brianteo di Monza, che comunque per me è uno stadio sottovalutato, ma è già comunque uno stadio molto molto bello. Si è giocato all'Ossola di Varese, che ha già ospitato partite di Serie A. Insomma, hanno giocato queste ragazze in tanti stadi dove hanno già giocato la Serie A maschile, quindi stadi importanti. Continua a crescere il progetto calcio femminile in Italia. Sicuramente la Juve ha dato una mano a livello di progetto, ma anche di visibilità enorme. Guarda, ti dico, c'è un ascoltatore che ci ha scritto proprio sulla base delle tue parole al 340-54-25-324 dicendo: 12ª giornata di Serie A femminile tra Empoli e Juventus, 1-1, 1-0 al 18esimo minuto del primo tempo, ha segnato Cristiana Girelli e poi loro hanno pareggiato con Acuti. Speriamo bene per noi nel secondo tempo, a pranzo ci mangiamo pasta con la maionese. Molto simpatico questo nostro ascoltatore, speriamo che la Juventus riesca a invertire la tendenza nel secondo tempo. Oggi ci sarà tanta Juventus, perché alle 15 ci sarà anche Juventus Arezzo e poi questa sera Juventus Parma. Posticipo molto importante, perché il Parma, settima forza del campionato, squadra solida, compatta, seconda squadra per numero di duelli aerei vinti, una squadra che comunque in contropiede fa male. Io ti chiedo: che partita ci dobbiamo aspettare e secondo te che formazione schiererà Sarri? Tridente o trequartista? Perché questo è sempre più o meno quello che hai detto te, nel senso che mi aspetto un Parma di attesa e ripartenza e una Juve che proverà a imporre il suo gioco. Secondo me andremo col trequartista, perché in questo momento c'è bisogno di equilibrio e credo che giocherà probabilmente Ramsey e giocheremo col trequartista puro, e il tridente lo si tiene in caso di necessità. Il tridente lo si tiene in caso di necessità, tutti l'abbiamo evocato nei primi mesi, poi quando è arrivato alcuni hanno sostenuto anche che non dava il giusto equilibrio. Tu a che corrente di pensiero appartieni? Quei tre li faresti giocare sempre insieme oppure sei un po' più moderato, un po' più equilibrato? No, io sono abbastanza equilibrato nel mondo di pensare dei progetti calcistici, nelle formazioni, nei moduli. Io sono molto equilibrato, cioè è vero che bisogna giocare, cercare di vincerla all'attacco, cercare di fare la tua partita, però è anche vero che non puoi rischiare di farti infilare ogni contropiede, perché lasci perdere la fase difensiva, quindi deve esserci il giusto equilibrio. L'equilibrio credo che sia il sale di qualsiasi schema e modo di giocare. Fuori Rosa TV, youtuber in collegamento qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, 340 54 25 324 numero per poter interagire con noi con messaggi e note audio. Io ti chiedo adesso, perché questa è una domanda secondo me da $1 milione, no? Ti fidi di Paratici? Perché lui prima di Juventus Cagliari ha detto mercato chiuso, sia in entrata che in uscita. Secondo te è davvero finita qui? Allora, di gennaio, chiaramente. Di fidarmi in generale di Paratici, io mi fido, perché lo reputo veramente un top player della categoria. Credo che è vero che il mercato di quest'anno sia chiuso e parleremo se la Juve farà qualche acquisto, lo farà per il prossimo anno, tipo
per rendere l'idea, Kulusevski di turno. Che stasera vedremo. Occasioni... Sì, 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 è vero. Stasera vedremo con la maglia crociata. Quindi Kulusevski, appunto, ti faccio proseguire il ragionamento. Pensi che sia l'ultimo acquisto? Cioè, finita lì, come ha detto Paratici? Oppure allora, la Juventus sta già lavorando a qualcos'altro? Allora, il problema principale, secondo me, è che noi abbiamo comunque un monte ingaggi molto pesante. Fare acquisti a gennaio con monte ingaggi alti, alzando ancora il monte ingaggi, non credo che sia la strategia di Paratici. Io credo che la Juve punti a prendere giocatori forti per il presente e futuro, che possano anche abbassare un po' tipo Kulusevski, appunto. Kulusevski che ha un ingaggio sostenibile, ecco. Infatti è anche molto importante il discorso del monte ingaggi che tu fai, perché molti danno per scontato tutto. Guarda, pensano al calcio come se fosse FIFA, no? Prendiamo questo, la valigetta dei soldi, ed è tutto fatto. Sì, siamo tutti alla fine direttori sportivi, siamo tutti allenatori. E anche questo è il bello del calcio. Fuori Rosa TV, youtuber, dimmi. Se vuoi dire qualcosa riguardo. A FIFA metto Douglas Costa terzino, però se lo fanno nelle partite di calcio reale non funziona. Quindi... Sì, forse l'ex allenatore della Juventus era più propenso a questo tipo di soluzione, chiaramente sì, scherzi sì. A parte, perché ha vinto tanto con la Juventus, 11 trofei in 5 anni, saremo sempre eternamente grati a Massimiliano Allegri. È arrivato un messaggio in precedenza al 340 54 25 324 che si allaccia proprio al discorso mercato. Ci dicono Eriksen all'Inter, punto interrogativo, non si firma neanche questo ascoltatore. Dice Eriksen all'Inter, punto interrogativo, occasione persa, punto. Allora, parlo con tutta onestà. Io sono dell'idea che Eriksen non mi faceva fare il salto di qualità alla Juve. Pure io. E anzi, se devo essere sincero, io non credo che faccia neanche il salto di qualità dell'Inter. Perché l'arrivo di Eriksen a quei, diciamo, pochi 20 milioni vuol dire che uno dei tuoi acquisti di giugno rimane fuori, perché un Sensi o Barella rimane fuori, perché sì. Eriksen deve giocare. E poi allora mettiamo anche in evidenza, scusa se ti interrompo, però col 3-5-2 di Conte, io Eriksen onestamente tutto sto non pericolo so non lo metterlo. Vado a intendere nel 3-5-2, cosa se lo inventa mediano legnatore, onestamente io fatico a collocarlo in quel 3-5-2. Poi sì, magari sì. Eriksen diventa un top player in Serie A, mi sbaglio, mi vengono a prendere sotto casa. Io sono cresciuto con una filosofia, ho avuto la fortuna di conoscere tramite amici anche direttori sportivi di tante società, e mi è sempre stato detto che il gran giocatore non viene mai mollato dai top club. Esatto. Che possa essere un top club regionale, un top club internazionale, un top club... Cioè, il fatto che Eriksen sia stato praticamente già del Real Madrid, il Real l'ha mollato, c'era la Juve l'ha mollato, il Barcellona l'ha mollato. In questo momento c'è solo l'Inter, con attenzione, con il contratto che scade tra pochi mesi, quindi possibilità di prenderlo a zero, non lo so, a me sembra strano. Sì, col Tottenham anche vuole provare a monetizzare, appunto svenendolo addirittura a 20 milioni pur di non perderlo a zero. Fuori Rosa TV, youtuber in collegamento con noi, e ti chiedo subito, ti lancio un temino anche qui, niente male. Tu che idea ti sei fatto della situazione Merchan? Ti dico la mia. Io penso che è legittimo che un giocatore voglia giocare, voglia ritagliarsi sui spazi in un top club, però l'atteggiamento che ha avuto quando è stato chiamato in causa non è stato proprio impeccabile, no? Da un punto di vista della professionalità, perché alla Juventus le occasioni sono quelle, e se io ti chiamo in causa e tu non mi dai le risposte giuste, porta pazienza, però è poi complicato anche trovare una soluzione congeniale a tutti. Secondo te siamo ai titoli di coda con Merchan? Secondo me sì, però ti voglio dire una cosa, anche perché l'anno scorso tutti dicono però l'anno scorso è stato uno dei migliori. Io sinceramente non mi ricordo tutte queste prestazioni ineccepibili di Emre Can, me ne ricordo una con l'Atletico, punto, esatto, dove tutta la squadra però ha girato. Io mi ricordo l'autogol con la Lazio, mi ricordo il rigore causato con la Sampdoria saltando scomposto, il gol con l'Atalanta dove si perde Zapata, cioè mi ricordo tante sbavature di Emre Can. Detto questo, io credo che il problema principale della chiusura del rapporto tra la Juve e Emre Can siano le sue dichiarazioni folli che ha rilasciato quando è andato in ritiro in Germania. Perché la Juve queste cose prima o poi te le fa pagare. Condivido con te, la filosofia aziendalista della Juve la conosciamo bene. È ricominciata la partita al Castellani di Empoli, Empoli 1, Juventus 1, dico sempre Juventus per prima perché chiaramente la fede calcistica ti porta lì. Gol di Cristiano Agirelli al 18° minuto, e ha pareggiato la contesa intorno alla mezz'ora l'Empoli con Arianna Acuti. Fuori Rosa TV, youtuber, che cosa troveremo oggi nel tuo canale?
E beh, sicuramente il post partita di Empoli Ladies Juventus, sicuramente il post partita di Juve Parma, se riuscirò anche il post Juve Arezzo, perché seguo anche l'Under 23, quindi se riuscirò troverete tutte e tre i video, se no due sicuri e il terzo in forse. È un vulcano di iniziative, Fuori Rosa TV, che ringrazio per essere stato qui ospite su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ci risentiamo e buon lavoro, certo, per i tuoi video. Grazie. Fuori Rosa TV, ringraziamolo, iscrivetevi al suo canale YouTube e mi raccomando, Juventus ora in possesso.